E sui passi di Dio ritroviamo il nostro carissimo amico Don Salvatore Misciu. Benvenuto, Don Salvatore. Ciao, ciao Anna Maria, salute a tutti i telespettatori. È lui che ci accompagnerà in questo percorso, proprio sui passi, dove Dio ha lasciato le impronte. Sì, ci proveremo perché quando l'uomo rivede nel sogno la sua vita e si accorge che proprio nei momenti più difficili i passi invece che essere quattro sono due, le orme, no? Per cui si Perché? lamenta con Dio, dice Dio, ma proprio in quei momenti mi hai lasciato solo, cioè, no, in verità in quei momenti quelle sono le mie orme che ti tenevo in Ti ho preso braccio. in braccio, bellissima questa immagine. E vediamo qual è il percorso che seguiremo in questo cammino di avvento. Sì, e ci faremo accompagnare un po', anche stimolare da quella che è un po' la traccia che ci sta preparando al Convegno Nazionale di Firenze che avverrà nel novembre del 2015. Per cui riutilizzeremo i cinque verbi per vivere questi cinque passi e completare poi il cammino fino alla festività del Natale. Per cui il verbo di questa prima giornata è uscire. Uscire. Protagonista è Dio, ma non è da solo, perché poi subentra l'uomo e l'uomo in relazione. Sì, infatti, intanto il Natale è proprio la festa del Dio che esce, no? Che fa esodo, cioè Gesù Cristo, tra virgolette, lascia la Trinità, diciamo, questa comunità divina per incarnarsi e diventare uno di noi, quindi vive un vero e proprio esodo. Per cui in questa prima domenica di Avvento siamo tutti invitati a contemplare questo grande mistero e ci sentiamo anche noi interpellati come uomini a uscire, no? E l'atteggiamento migliore per uscire sulla soglia, no? Sulla soglia della nostra esistenza, affacciarci alla soglia della nostra esistenza per incontrare l'altro, che sia esso Dio, che siano gli altri, a volte anche noi stessi. Prima di andare proprio a spulciare questo verbo, uscire, a spiegarlo per bene, ricordiamo anche che sono poi questi cinque verbi che useremo, le cinque vie proposte da Francesco, da Papa Francesco, nella Esatto, infatti Evangelium non a caso è il verbo uscire o chiesa in uscita, in salita, Gaudium. come ama dire lui nella sua lingua originaria, e sono proprio i verbi di Papa Francesco, infatti vedremo proprio, no, uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare, che il verbo uscire ci fa subito pensare anche alla missione, no? A una chiesa che viene invitata ad essere in uscita. Ma ci fa anche pensare ad alcuni rischi che si possono correre non uscendo. Uno di questi potrebbe essere quale? Il Beh, fatto di sicuramente il fatto fermarsi e sì, rimanere. di rimanere bloccato nella propria vita, un po' aspettando, no? Aspettando Godot, no? Ricordiamo questa immagine della letteratura francese di chi aspetta il futuro alla finestra, pensando che il futuro debba arrivare a un certo punto, quando invece il miglior modo per aspettare il futuro è andargli incontro. Allora, a te la parola, portaci, guidaci. Sì, allora intanto la parola uscita nella Bibbia è molto evocativa, pensiamo all'Esodo, pensiamo che l'esperienza della fede inizia grazie a un Esodo, ma non è innanzitutto l'Esodo del popolo, è l'Esodo di Dio che si muove verso il popolo attraverso Mosè e mette in uscita, anche in movimento, la vita di questo popolo e poi stringe un patto che rende questo Esodo un Esodo fatto in compagnia. No? In compagnia, infatti la festa del Natale è la festa del Dio con noi, che cammina con noi, il Dio che si fa strada, no? Insieme con noi. Non a caso ci richiama anche l'episodio dei discepoli di Emmaus, di diciamo, atmosfera pasquale, no? Che però ci aiuta a leggere retroattivamente l'esperienza del Natale. È il Dio che si fa compagnia dell'uomo e va a chiedere all'uomo conto della sua disperazione, perché poi gli possa indicare invece la strada della speranza. In questo cammino, perché in uscita sicuramente c'è un'azione dinamica, si esce, quindi si cammina, c'è qualche bussola da tenere presente? Sì, intanto quando si esce ci si mette in gioco, quindi si rischia sempre. E in ogni caso quando si esce per andare da qualche parte, per avere una direzione. E la bussola è proprio Dio stesso, nel senso che Dio in Gesù Cristo ci indica come bisogna vivere questa umanità, no? Gesù Cristo è l'uomo, Dio che diventa uomo per dire proprio all'uomo come può vivere in pienezza questa umanità. E Gesù Cristo ce l'ha indicato in maniera molto chiara, vivendolo da figlio, no? E qui si nota anche che l'iniziativa parte sempre da lui. Certo, è sempre Dio che prende l'iniziativa, no? È sempre questa iniziativa gratuita, preveniente, ed è tipico di chi è innamorato, no? Chi è innamorato non sa stare fermo, deve uscire. E nemmeno sa stare E non solo. a caso diciamo, il termine greco che indica l'amore è l'estasi, che
che è proprio questo stare fuori, questo uscire da se stessi. E quindi nemmeno si è da soli in relazione. Ed ecco che subentra poi l'uomo, la seconda azione, ci dicevi. Sì, sì, l'uomo viene invitato, ecco, da Dio, cioè da Dio che si mette in movimento, l'uomo viene invitato a mettersi in movimento, anche perché è bella la delicatezza di Dio che sta dietro la porta e aspetta. Pensiamo all'immagine dell'Apocalisse, suona alla tua porta e busso, e invita l'uomo a venire fuori, no? A venire fuori e lo incontra lungo la strada per poi rimanere in lui, ma questo lo vedremo prossimamente proprio col verbo abitare. E la cosa bella è che non solo l'uomo da solo viene invitato a uscire, quindi a mettersi in gioco, a entrare in relazione con gli altri, a cercare l'altro, no? Ma la stessa Chiesa oggi, attraverso soprattutto la figura profetica di Papa Francesco, viene invitata ad uscire, anch'essa, no? A non fermarsi dentro le sue sicurezze, dentro il già visto, dentro le dinamiche interne che sono importanti da curare, ma soprattutto ricordando che l'impegno grande è quello di andare nel mondo. Perché, come ama dire un mio carissimo amico sacerdote, che voglio salutare, Don Vito Piccinon, Gesù Cristo non ha mai chiesto al mondo di andare in chiesa, ma alla chiesa di andare nel mondo. Bella anche questa immagine. Se vogliamo sempre usare un'immagine, possiamo utilizzare quella di una porta, di una soglia, quindi non c'è un muro, c'è quella soglia da attraversare per uscire. Certo, una porta che è proprio segno del fatto che se c'è è perché possa aprirsi, è perché possa crearsi un'osmosi tra l'interno e l'esterno, però la porta può diventare anche il segno di una chiusura. Allora in quel punto diventa una forzatura, perché altrimenti al posto della porta ci sarebbe stato un muro. Quindi un ostacolo. Un ostacolo, sì. Da superare come? Un salvatore? Beh, l'ostacolo si supera soltanto se l'ospite di casa è Gesù Cristo. E quando Gesù Cristo è l'ospite di casa, lui ci invita ad uscire, ad andare. I discepoli di Emmaus, dopo aver ricevuto l'ospite in casa e aver visto il gesto profetico dello spezzare il pane, è stato lui il primo ad uscire fuori da quella casa, scomparendo alla loro vista, dice il Vangelo, e poi loro stessi immediatamente, di tutta fretta, raggiungono gli altri e quindi vanno verso Gerusalemme, escono. Tu sai, Don Salvatore, che questo contenitore, questo programma si chiama Fuori Tempo. Nel tempo però in cui viviamo, che stiamo vivendo adesso, quindi il tempo dell'attesa che ci porta poi al Natale, l'uscita a che punto è? Beh, io penso che l'uscita ci evoca immediatamente, diciamo, il grande bisogno che oggi c'è di vivere delle relazioni vere, che ci costano molto, costa molto di più relazionarsi fisicamente, realmente con qualcuno, che farlo attraverso mezzi virtuali, che in ogni caso, voglio dire, ci salvano dalla fatica di uscire di casa, di uscire dalla stanza, ma soprattutto di uscire da tutte quelle, da quelle piccole sicurezze espresse anche negli atteggiamenti fisici di chi sta fermo, seduto, no? Invece l'andare incontro all'altro significa mettere a repentaglio la propria serenità, la propria tranquillità, però attiva tutto ciò che un computer, uno schermo o un telefonino non potrà mai attivare. Quando si esce si ha bisogno sempre di avere un obiettivo davanti, o è bene guardare soltanto dove si mettono i propri passi in quel momento? Bisogna sicuramente essere attenti a dove si mettono i piedi, però anche questa grande attenzione non ha nessun senso se non si ha un obiettivo da raggiungere. E quando si ha un obiettivo grande e vero da raggiungere, anche inciampare non è un grosso problema, è un ostacolo superabile, anzi a volte ci dà il senso di quanto è bello quello che stiamo per raggiungere. Contentissimi di questo nostro primo incontro, Don Salvatore. Sono piccoli assaggi, poi chissà dove arriveremo poi alla fine, dove ci porterai. Beh, spero di andare dove ci vuole portare Gesù Cristo. Insieme a te usciamo, metteremo i passi sui passi di Dio, per questo ti ringraziamo, perché ci farai compagnia in questo percorso. Grazie ancora, quindi alla prossima settimana. Un saluto anche alla cara mamma Carmela, che mi pensa sempre, e noi intanto ci spostiamo e parliamo di amore scandaloso di Dio. Io ho sempre sentito dire che il mondo va sempre peggio, no? È sempre peggio. Di male in peggio, si sente dire, e che ormai peggio di così non può essere. E invece l'ottimismo cristiano, che non è così una superficialità di giudizio, l'ottimismo cristiano ti fa capire che tutto ciò che accade è in mano a chi ha creato il mondo, l'uomo, e ne conosce anche la fame. Ora viene fuori spesso che i giovani oggi
hanno raggiunto il peggio della loro esistenza. Più vuoti di così, si dice, i giovani oggi non possono essere. Si dice, a chi li guarda dal loro comportamento e soprattutto dalla loro assenza dalla Chiesa, non vanno più in Chiesa. E io dico sempre a chi posso, signora, sua figlia non va mai a messa. E lei, signora, io vado tutte le mattine a messa. E quindi mia figlia bisogna avvicinarla a Dio. Signora, perché non chiede che non sia lei ad essere avvicinata a Dio? Ma come io vado in chiesa? Non è mica detto, signora. Non è detto. Comunque io dovrei venire a casa sua a convincere sua figlia a venire in chiesa. Ma io dico a lei, signora, lei che va in chiesa tutti i giorni, a tutte le messe e sente tutte le prediche, perché non è lei a invitare sua figlia, che ha 24 anni, che è laureanda, a convincerla di venire in chiesa? Ma ho provato, non ci riesco. Sa perché, signora, lei non ci riesce? Anzitutto io verrò a casa sua, ma non per invitare sua figlia in chiesa, per dirle grazie che non vai più in chiesa. Ma come, lei ragiona così? Lei ragiona come mia figlia. Si vede che sua figlia ragiona bene, signora. Ma perché lei dice queste cose? Signora, se lei quando viene a messa, quando frequenta tutte queste cerimonie in chiesa, mettesse in sporta qualcosa di bello per sua figlia, quella, senza tante parole, le correrebbe dietro, verrebbe attirata in chiesa, perché ha fame di Dio, non di cerimonie, non di prediche, che sono sinonimo del dire e non fare. Signora, lei incominci a portare a casa qualche diritto, diritto di andare in chiesa, lo porti a sua figlia. Quale? La fame che ha di Dio. Ma lei lo deve vedere dalla sua vita, signora, non dalle sue raccomandazioni, non dalle prediche dei preti, ma i giovani oggi sono affamati di testimonianze vere. Chi può resistere all'invito dell'amore di Dio testimoniato da chi va ad assistere all'amore più grande, che è la messa? Ma se lei va a casa ed è con quella faccia lì a sua figlia fa bene a non andare in chiesa, vuol dire che è sana, vuol dire che è normale, vuol dire che va dove si può mangiare e bere qualcosa. Ma lei ragiona così come mia figlia. Ecco, io aiuterei sua figlia a continuare a ragionare così. Prima o poi, onesta come è, troverà Dio. Ciao! Ed ora è arrivato il tempo di entrare nei misteri del Santo Rosario. Accompagnati da Andrea Torquato Giovanoli, autore del libro Vangelo di Maria, scopriamo i primi segni, protagonisti Gesù e Maria naturalmente, nelle nozze di Cana. Un giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino!» E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora!» Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo:
Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Abbiamo una festa di nozze che ha tantissimi significati. È un episodio, quello delle nozze di Cana, che lo stesso Giovanni, l'evangelista Giovanni, non ci fornisce un'interpretazione, diciamo così, ufficiale. È l'unico dei sette segni che compongono il suo Vangelo per il quale non dà una interpretazione ufficiale. La lascia aperta ai molteplici significati, alle molteplici sfumature che questo episodio, se approfondito, se indagato, svela del mistero Cristo, del mistero Dio e del mistero Chiesa. Le nozze di Cana sono un evento storico che rappresenta sia le nozze di ogni uomo, ma anche forse più profondamente quelle nozze escatologiche tra l'anima e il suo creatore e Dio. In questo episodio la presenza chiave è quella di Maria, perché a Cana viene invitata Maria. E siccome viene invitata Maria, è invitato anche Gesù con i suoi discepoli. Per cui Maria praticamente diventa il vincolo, il veicolo attraverso cui all'interno di questa festa di nozze c'è la presenza di Gesù. Non solo, ma anche poi all'interno della dinamica dell'episodio vediamo come Maria si fa vera e propria mediatrice del miracolo, perché è lei che si accorge della mancanza del vino, è lei che va subito dall'unico che può risolvere la situazione, che è Gesù, e poi si fa anche tramite tra Gesù e i servi. E anche in questo terzo e ulteriore momento Maria diventa vera e propria madre della Chiesa, investita da Gesù con quel termine di donna, che può apparire duro, ma in realtà è proprio un titolo che ufficializza il ruolo di Maria come donna della provvidenza, che poi sarà richiamato anche ai piedi della croce con quel donna ecco tuo figlio, e verrà poi ulteriormente richiamato nella donna vestita di sole del capitolo dodicesimo dell'Apocalisse di San Giovanni. Ecco, in questo ultimo aspetto Maria si fa anche vera e propria chiesa, generatrice di quei credenti che, osservando la parola del Maestro mediata dalla madre, perverranno poi alla fede piena. Cana ha diversi strati, ha diverse modalità di lettura. Uno che forse si avvicina più a questo momento, alla nostra contemporaneità, è quella lettura di tipo escatologico, che vede all'interno di questa festa di nozze, che, come ho detto prima, richiama anche e forse soprattutto lo sposalizio dell'anima con Dio, questa comunione eterna a cui è destinato ogni uomo, si insinua l'avversario, no? Colui che si frappone, il diabolos, ecco, attentando a questa comunione attraverso la mancanza del vino, la mancanza, se vogliamo dirlo in questo modo, dello spirito, ok? Ecco, in questo contesto la Madonna,
che è l'avversario che la cui discendenza schiaccia la testa al serpente, la nuova Eva, che poi verrà fuori nel suo ruolo in maniera prepotente proprio nell'Apocalisse, diventa mediatrice per la salvezza, diciamo così, di questa comunione sponsale. E attraverso la sua mediazione Gesù interviene ripristinando quella comunione a cui è destinata l'anima. Ecco, e allora oltretutto dobbiamo considerare che questo episodio Giovanni lo mette nel suo Vangelo in parallelo, diciamo così, alla narrazione dei sinottici, dove Gesù viene rappresentato nel combattimento alle tentazioni, nel combattimento con Satana nel deserto. E questo parallelismo ci aiuta a individuare proprio questa chiave di lettura. Ecco, in questo senso approfondisco un attimino di più e attualizzo questa lettura. Ci dà anche il senso di come anche all'interno della vita nostra, soprattutto nella nostra vita di relazione, soprattutto nella vita di relazione sponsale, perché ricordiamoci, facciamo attenzione, Giovanni nella narrazione dell'episodio non dice chi siano questi sposi, non fa, dice solo che c'è un banchetto di nozze, no? C'è un matrimonio, ma non individua gli sposi, eppure è un banchetto importante perché è invitata tanta gente, talmente tanta gente che fa tempo a mancare il vino, ecco, e c'è addirittura una sorta di antesignano wedding planner, no? Questo maestro di tavola che dovrebbe occuparsi dell'organizzazione della festa, per cui è un banchetto molto importante, vengono invitate persone dai paesi vicini, perché Maria è di Nazareth, non è di Cana, eppure viene invitata lo stesso. Ecco, questo perché gli sposi di ogni generazione possano immedesimarsi in questa situazione, che ci dice una cosa molto precisa, ma di un valore immenso. La lunghezza della festa che fa alla fine mancare il vino. Questo ci dice come anche noi nella nostra relazione sponsale, in ogni relazione, ma nella relazione sponsale prima di tutto, abbiamo la possibilità, l'opportunità di prevenire la catastrofe che corrisponderebbe appunto con il venir meno di quel vino, di quello spirito che anima la relazione tra gli sposi, tenendo presente la figura di Maria, perché Maria è poi quel veicolo che tiene presente Gesù all'interno della relazione sponsale, ed è come in questo contesto ancora anche per noi oggi, quando ci ritroviamo davanti appunto a tutte quelle situazioni comunemente etichettate con il termine di crisi matrimoniale, crisi di relazione, ecco, noi abbiamo l'opportunità di non fare come se tutto dipendesse da noi, perché il nostro amore è assolutamente insufficiente a rispondere in maniera vera, profonda e piena alla vocazione matrimoniale a cui siamo chiamati con il sacramento del matrimonio, ma chiamare in causa per la sua corresponsabilità Gesù nella nostra vita attraverso Maria. Ricordiamoci che gli sposi nel matrimonio cristiano non si sposano, non vengono sposati dal prete, non si sposano loro l'un con l'altro, ma vengono sposati da Dio stesso in Cristo Eucaristia. Ecco, allora Dio ha una responsabilità nel matrimonio della coppia, è corresponsabile, per cui quando l'uomo si riconosce inadatto a tener fede alla sua vocazione, ha l'opportunità di tirare in ballo Gesù, tirargli la manica e dirgli: oh, guarda che sei tu che mi hai sposato, io senza di te qua va tutto a rotoli. Ecco, attraverso tenendo presente Maria nel matrimonio si ha la certezza che lei, come nell'episodio di Cana, ogni volta chiamerà in causa il figlio a risolvere la situazione. A noi l'obbedienza perseverante. Lui ogni volta
tramuterà, riempirà i vasi di coccio del nostro cuore con un rinnovato spirito, tirato fuori da quelle acque sozze del nostro peccato, di quella nostra natura ferita dal peccato originale che si ribadisce ogni volta nella nostra fragilità. Ecco, abbiamo il dovere di tenerlo presente e affidarci a Lui. È Lui che ci ha sposato, è Lui che ogni volta trasformerà ancora, rinnoverà la nostra acqua in vino. Grazie Andrea. Grazie a Dio, grazie a voi. Fuori tempo di quest'oggi termina qui. Come sempre vi lasciamo riflettere con una frase. Quest'oggi tratta da un libro che raccoglie racconti di un'autrice giapponese, Yoshimoto, e che si interrogano questi racconti, i personaggi di questi racconti si interrogano sul significato della vita e sulla possibilità di essere felici. La felicità è sempre dietro l'angolo. Arriva all'improvviso, indipendentemente dalla situazione e dalle circostanze. Tanto da sembrare spietata. È imprevedibile come lo sono le onde e il tempo. I miracoli sono sempre in attesa, senza far distinzione per nessuno. Fuori tempo vi aspetta la prossima settimana.